Mettere al centro il turista per una esperienza indimenticabile. Presentati questa mattina dall'assessore al turismo di Fano, Etienne Lucarelli, l'attivazione di diversi servizi che avranno il compito di far crescere il turismo nella nostra città. Nello specifico un itinerario esperienziale fatto anche con strumentazione digitale che porta il turista a vivere appieno la nostra città. Non possiamo soltanto con uno strumento digitale portarlo in visita, abbiamo bisogno di luoghi aperti. Ecco, con queste tariffe cercheremo di aprire in pianta stabile il luogo principe della nostra città, che sono gli scavi di Sant'Agostino, e questi giorni appunto con l'assessorato stiamo studiando le aperture di quella che è insomma la Basilica di Vitruvio. Durante il periodo primaverile, estivo e autunnale proseguiranno le visite guidate con temi legati alla storia della romanità, al periodo malatestiano e itinerari dedicati all'arte con un occhio di riguardo e alla marineria fanese. Novità anche per il tema del trasporto. Abbiamo bisogno di legare le zone più turistiche di Ponte Sasso, di Torrette, di Metauriglia alla città di Fano, e che per questo che insieme ad altri stiamo studiando un trasporto gratuito per tutti i turisti che sono in arrivo nella nostra città. E visto che stiamo realizzando un nuovo regolamento taxi, l'idea è anche di studiare una tariffa speciale per tutti i turisti che si trovano nella nostra città e hanno bisogno di spostarsi verso il centro storico e di tornare nelle nostre strutture ricettive. Come sempre non manca l'attenzione rivolta alle famiglie in vacanza a Fano con itinerari dedicati ai bambini. Le cose che più ci preoccupa da genitori è far star bene i nostri figli. Ecco che quindi stiamo prevedendo una sorta di assicurazione Fano Vacanza Sicura. Un genitore avrà a disposizione un numero telefonico per contattare un medico, una guardia medica, una persona che possa in qualche modo accudire il figlio se ha problemi di malattie o di infortuni. Inoltre, come ha sottolineato l'assessore, da inizio primavera tutti i tre punti IAT, l'informazione ed accoglienza turistica nella nostra città, verranno gestiti direttamente dal comune. Tutti questi servizi saranno uniti da una guest card, una Fano card. Tutte le persone che si recano in vacanza nella città arriveranno nella struttura ricettiva. La struttura ricettiva potrà dare a loro questa card e tramite questa card fisica e digitale potranno usufruire di tutti questi servizi gratuiti. In primo luogo avere informazioni su servizi presenti nella nostra città, avere tutti questi servizi gratuiti. Servizi che una persona potrà trovare nel nostro nuovo sito, nella nostra nuova applicazione e in tutti i totem digitale che da questa stagione appariranno nella nostra città. Nel momento ne installeremo due, uno in piazza 20 Settembre e una nella zona dei Giardini Amiani, e saranno dedicati appunto alle informazioni che potranno trovare i turisti. La card verrà rilasciata al turista al pagamento della tassa di soggiorno nelle strutture ricettive. I prezzi adeguati sono per le strutture alberghiere e residenze turistiche una stella da 0,50 a 1 euro, 2 stelle da 0,60 a 1,20 euro, 3 stelle da 1 euro a 1,80 euro, 4 stelle da 1,50 euro a 2,50 euro. Va sottolineato che la media provinciale per le strutture alberghiere è di 3 euro, mentre Fano si estende al massimo fino a 2,50 euro. Per quanto riguarda gli agriturismi due picchi da 0,60 a 1,20 euro, quelli a tre picchi da 1 euro a 1,80 euro, i campeggi passano da due tariffe ad una unica, una stella a 0,60, due stelle a 0,80, mentre tre stelle a 1 euro, quattro stelle a 1,20 euro. Tariffe che diciamo si avvicinano, anche se ancora non raggiungono quelle delle città vicine, quindi sarà un adeguamento necessario, ma finalizzato appieno appunto ad impostare dei servizi utili per la nostra città.